Design, matrici, decori, stampa. Questo e molto altro è Stilgraf, un'azienda al servizio della ceramica. A guidare questa azienda, peraltro internazionalizzata, è il dottor Cavagnari. Sì, ringrazio del dottore. Niente, noi siamo qui in Cersaie per offrire, come facciamo ormai da oltre 30 anni, i nostri servizi alle aziende ceramiche, chiaramente con un indirizzo prevalentemente in questo momento per l'export, perché chiaramente è un momento di incontro per i clienti internazionali ed è anche un momento per far vedere alla nostra clientela tutti i servizi, tutte le opportunità che possono trovare in Stilgraf. Stilgraf è un'azienda, dicevamo, che è stata capace di fare un salto, pur essendo una piccola azienda, che molte grandi aziende non sono riuscite a fare. Intendo l'internazionalizzazione. Avete iniziato con la Spagna, una presenza forte e consolidata, ed ora anche l'India. Andiamo con ordine ed iniziamo con la Spagna. Ma è chiaro che la Spagna era una tappa importante, era necessaria, perché in quel momento era un mercato molto forte, c'era bisogno di dare dei servizi localmente. Sono stato il primo ad arrivare e questo mi ha portato dei vantaggi e dei benefici. Così come l'India, è ovvio che oggi ci sono i nuovi paesi emergenti e purtroppo se si vuole dare un servizio efficiente bisogna stare vicino ai clienti. Perciò purtroppo, perché chiaramente noi eravamo abituati a stare nel nostro comprensorio, a vivere un po' più tranquilli, è ovvio che oggi dobbiamo viaggiare molto di più perché il mondo si è globalizzato. Possiamo dire che la creatività di Stilgraf ha la valigia sempre pronta? Ah, sicuramente, noi abbiamo sempre le valigie piene di idee, abbiamo bisogno, perché il nostro lavoro, la nostra responsabilità è quella di offrire sempre cose nuove, perché i clienti si aspettano questo. Ormai oggi la competizione nostra si è innalzata molto, perciò la necessità è proprio quella tutti i giorni di costruire qualcosa di nuovo, di innovativo e soprattutto di vendibile. Parlando di mercato italiano, per voi non parliamo obiettivamente di piastrelle vendute in Italia, parliamo di aziende ceramiche made in Italy che producono made in Italy, prodotti di alta qualità, quindi cosa vi chiedono? Ma tutti un po' chiedono le stesse cose, cioè chiedono chiaramente un bel prodotto che si venda bene e che costi poco, questo ormai è quello che oggi tutti ci chiedono. Ovvio che dobbiamo essere noi ad offrire tutti i giorni qualcosa che sia nuovo ma che sia in mercato, perché è ovvio che è un mondo questo che difficilmente azzarda cose veramente differenti. Perciò ci sono delle tendenze che vedo che stanno continuando, tendenze come vediamo sugli aspetti del naturale, elementi naturali, nel caso oggi è un po' lo slogan che noi proponiamo. E questo è dove stiamo un po' andando, un po' tutti. Pietre, legni, marmi, questo abbiamo visto e questo probabilmente vedremo anche l'anno prossimo, c'è dell'altro? Cerchiamo di, diciamo, un po' cavalcare quest'onda, ma dando tutti gli anni qualcosa di un pochino di differente, personalizzare un po' queste tendenze, che credo che sia la cosa importante. Questa è, credo, anche la difficoltà nostra, quella di operare in un settore dove c'è poco cambiamento, ma qualcosa va cambiato, perciò soprattutto con i nostri creativi, tante volte vorremmo azzardare, ma più di tanto non possiamo.